Siamo? Un po' se mi vedo, sì. Mi sta caricando, ok, ci siamo. Intanto ragazzi, vi do il benvenuto. Sono Matty Mars e siamo qui a Pizza Ark, che è un giochino che è uscito ultimamente, sarà una settimana forse. È un misto tra Minecraft ed Ark, però secondo me molto molto di più, perché c'è veramente una marea di cose che sto scoprendo piano piano insieme a voi, e ce n'è veramente molto più di Ark in realtà, ed è comunque un accesso anticipato questo gioco qua, quindi cioè già così sarebbe completo secondo me, già così. Però, essendo un accesso anticipato, chissà quello che poi vuol dire, anche la fantasia poi finisce. Allora, io intanto sono andato avanti dalla live precedente, perché 2 giorni fa abbiamo fatto la prima live su Pizza Ark. Questa è la seconda live. E sono andato un pochino avanti off camera. Tanto ho costruito questa casettina qua. Metà è in legno, metà è in mattoni rossi, perché la sto ricostruendo tutta, naturalmente. A parte che è più carino i mattoni rossi che il legno, poi è anche un pochino più resistente. Ora, adesso in modalità single player non serve, diciamo, una, perché c'è anche un materiale che è ancora più resistente, però diciamo in single player, siamo in single player, non serve né chiudere né fare cose delle fortezze, perché c'è la paura. Poi vedremo un po' se andremo avanti con questa serie, credo di sì, perché comunque poi sarà una serie che porterò anche su YouTube, anzi vi invito, se non siete iscritti su Twitch, a iscrivervi, e anche a iscrivervi su YouTube, perché su Twitch tutti i giorni alle 6, cioè perché tutti i giorni, che non è tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sono fissato con tutti i giorni. Da lunedì al venerdì alle 6 c'è la live su Twitch, e poi posterò anche la live su YouTube. Su YouTube ci sono altri 280 gameplay, quanti sono più o meno, non lo so, insomma c'è un po' di tutto. E quindi diciamo in single player, quindi chiusa parentesi, stavo dicendo, poi se questa cosa, questo gioco qui andrà avanti, che a me sta prendendo, farò anche il multi, proverò anche il multi. Però siccome nel multi dobbiamo essere abbastanza veloci nel costruire la roba, non credo che ci sia molto tempo per sperimentare nel multi, perché nel multi non so che comunità c'è, però solitamente come ti vedono ti fanno fuori, quindi nel multi bisognerà sapere già dove mettere le mani e fare un po' tutte cose un po' velocemente. Quindi per ora lo testiamo un attimino in single e poi vedremo se fare anche un multi, magari anche con altre persone, con altri amici, vediamo. Allora, sono andato avanti. Allora, la novità rispetto alla live precedente è questo portale qua, che non so come mai si è spento, prima era acceso, cioè quando l'ho costruito era acceso, adesso si è spento, non so come mai e non so se funzionerà. Io l'ho provato una volta solo e mi ha teletrasportato in un posto strano dove c'erano tutti gli animali congelati. Mi sono messo paura, mi sono cagato addosso e me ne sono andato, appunto. Ho detto poi la proverò in live con tutti insieme, così almeno se crepo magari vediamo un po'. Comunque questo è da provare, poi lo proveremo bene oggi. Poi ho sbloccato questa specie di contenitore di fertilizzante. Io con 3 cacche e questa erbetta qua, secca sarà questa, o erba normale, praticamente una 50ina credo, noi facciamo questo sacco di fertilizzante. Ci mette anche tanto a farlo, e ci mette forse 2 o 3 giorni a farlo. E questo c'è scritto, io purtroppo l'inglese lo so, non lo so, cioè lo so molto male l'inglese. C'è scritto che questo si usa per i plots. I plots sono i lotti, quindi secondo me noi il fertilizzante lo potremmo usare per far crescere velocemente delle piante dentro dei lotti.
quindi sembrerebbe più o meno. E quindi vuol dire che noi ci potremmo fare una specie di giardini con delle piante che magari ci servono senza andarle a cercare, però non ho capito bene come. Abbiamo sbloccato un sacco di... Questo è il crafting, ragazzi, di livello, sono livello 22-24. Cioè siamo fino al livello 80 questo gioco qua, si arriva. E c'è già tutta questa po' di roba sbloccata. Roba in paglia, roba in legno, roba con la clay, roba con la flint, roba con la pietra. Cioè tante cose si ripetono però in versione migliorata, ovviamente. Però c'è anche tante cose nuove, c'è tutti i vari tipi di selle perché ogni dinosauro ha la sua sella, c'è un impianto di irrigazione che non so come usarlo, c'è questo che non so se l'ho già fatto, Ingram Workbench, non so se l'ho già fatto, il letto ancora non l'ho messo perché tanto quando si muore si il frigorifero pure, non l'ho messo perché è enorme. È una zattera, la zattera mi incuriosisce tanto, ma mi dice che ci vuole, se non ho capito male, una struttura per mettere la zattera. Quindi una specie di porticciolo. Non lo so, non lo so, non lo so. E io questo non so se l'ho già fatto. Qual è questo? Lo craftiamo? E se ce l'abbiamo già fatto ce lo teniamo doppio. Proviamo. Va bene. Poi, altra cosa molto carina, l'arco con le frecce che l'avevamo visto anche nella live precedente. Queste sono frecce normali, che per il momento è l'arma che sto utilizzando più utile di tutti. E poi c'è anche le sleepy arrow, cioè le frecce per far addormentare le creature, è molto utile. Con lo pterodattilo una freccia non basta. Perché ho visto che se ne piglia e se ne va. No, forse sì, no, basta una. In realtà è queste qua che non bastano. Le stone arrow non bastano per ammazzare uno sterodattilo, ci ho provato. Mentre queste qui per dormire con una vanno a terra e poi si possono tamare con la carne cruda. E noi l'abbiamo già fatto perché ce l'abbiamo qua ballo bello. Intanto, com'era? Ah, lo chiama pure col fischietto, col fischio. Non c'è il rumore, ma fa il fischio. Ok. Io volevo fare una... Ok, no. Ok, col fischio se lo chiama, però non mi sta più... Cos'è successo? Ho cliccato qualcosa che... Ok. Allora, c'era un tastino anche per vedere in viso lui, però siccome vedo che non so più qual è, questa è la mappa, perché praticamente lui, eccolo qua, c'ha una lanternina davanti, una specie di casco da minatore, molto carino perché prima di questo si andava o con la torcia oppure con la lucciola sulla spalla, però tutte le volte che si moriva bisognava andarsi a ripescare la lucciola e non sempre si trova. Invece con questo caschettino qua siamo a posto. L'unica cosa sarebbe carino trovare la maniera di spengerlo di giorno, perché di giorno dà un po' fastidio. Poi lo pterodattilo è la cosa più utile, ora ci andiamo. E qui abbiamo fatto, qui io volevo fare una specie di recinto per lo pterodattilo, ma non ci sta lui, non ci sta, ci metteremo qualcosa, inventeremo, comunque è carino, è venuto. E questo è un recinto per il dodo. Io da quello che ho capito il dodo, lui praticamente gli dà il tintoberry, se non sbaglio, credo che si mangia le tintoberry, non vorrei sbagliare, o le mejuberry. Una delle due gli ho messo queste. E lui dovrebbe fare delle uova. Infatti ne ha fatto un bel po', ce ne ho messe due o tre, poi il resto le ha fatte da solo. E le uova si possono mangiare. Io non so sinceramente se dal dodo si può fa solamente mangiarle, perché poi qui dice fuel, non capisco che fuel vuole. Che vuole la legna, gli do fuoco, no. Non so che fu l'uovo.
l'uovo, vuoi il dodo stesso come fuori? La carne? No. Io non ho capito cosa metterci qui e la funzionalità. Forse mettendoci un fuel particolare, ma mettiamo a temperatura le uova, forse nascono i dodo. Che poi vabbè, non sarebbe utilissimo, però io non so cosa mettergli. L'erba? No. Le fibre? No. Le alghe? No. La cacca, era geniale la cacca. No, era geniale, teneva caldo. La carne cotta? No. Non lo so. Questo siamo sicuri? No. Non lo so, per ora ci teniamo le uova. Lui credo che si cibi, se questo è quello suo. Possiamo anche rilasciare il dodo, dargli il nome, produrre uova. Lui produce uova, credo che lui se le mangia da solo. Infatti era 14 a 13, anche se in realtà non è detto che se le mangi perché dopo un po' scadono. Infatti c'è il conto alla rovescia. E scadono, quindi non credo gli vanno date manualmente perché sarebbe un po' una rottura. Lui lo stesso, lui nell'inventario c'ha la carne. Non so, la carne vedo che sparisce, non so se sparisce perché se la magna o perché scade. Io spero se la magni so da solo perché. Andiamo. Oh, mettiamo queste isole qui. Molto carina questa cosa qui perché noi adesso possiamo visitare tutta la nostra area volando ed è molto pratico. Ora di notte magari non è che si veda tutto sto granché, magari ci andiamo domani, aspettiamo il giorno, però almeno vedere cosa c'è oltreoceano qua sono curioso. Questo bioma qui è molto interessante perché c'è un sacco di creature strane e un sacco di grotte. Siccome mi piacciono da morire le grotte, io in tutti questi giochi qua alla Minecraft la cosa che mi piace più sono le grotte. Ecco, qui abbiamo una specie di barriera che ci ferma. Credo che sia la fine della mappa. La cosa della barriera. Sì, in effetti, sì. Il discorso barriera a me non piace assolutamente, è una cosa che ho sempre odiato nei giochi. Io quello che sarebbe l'ideale. Benvenuto Folviole, quello che sarebbe ideale. Io tutti i giochi che hanno questi diciamo scudi, queste cose a fine mappa, queste barriere a fine mappa. Mi ammazzano. Era anche Conan Exile, non so se ve lo ricordate, che è un gioco che vabbè è fondamentalmente diverso, però anche lui aveva comunque. Io non capisco queste luci qua, che sia un albero magico. Dicevo, anche Conan Exile, non so se ve lo ricordate, aveva queste barriere a bordo mappa, e la mappa era anche piccolina. Mamma mia, aiuto. Qui c'è ogni sorta, anche questo è nuovo, non l'ho mai visto. Oh, è pazzo questo, si è tirato di sotto. Pazzito, questo pur di scannarti c'è lo slime. Ma io questi robottini non li sopporto, anche perché sono ragni. Tutti ragni. Basta, oi, oi. Non male che volo. E già, stavo dicendo, quello che sarebbe per me ideale è la creazione dei biomi infiniti. Capisco. Che succede? Che succede? Aiuto, tirati su! Che fa? Ma no, ma perché? Ma perché è cascato? E mo'. Ma perché è cascato? Aiuto, guarda questo! Ma questo è anche nell'acqua! Ma guarda questo infame! Ma anche nell'acqua questo, ma. Aiuto, tirami via, tirami via, tirami via, tirami via! Tirami via!
Tirami via che sei. Ha cominciato ad andare giù un picchiato, non l'ho più ripreso. Ma ripiglialo laggiù. Lo zaino. Perché mi vado a implagare in questi casini? Ma dato un morsotto alla... Nostro Cosauro. E poi ha cominciato a scendere in picchiato. O non... roba di avvelenamento, forse. Boh. Ah, però non sono nudo, meno male, almeno quello. Dov'è la... Dove sono? Dov'è la mia casetta? Il letto non l'ho messo perché solitamente respawna sempre vicino. Però dove... Perché io vedrei ho messo l'opzione, che possiamo mettere anche l'opzione che lo stegosauro non ti segue. Quindi se io non l'ho messo è rimasto laggiù. E se è rimasto laggiù è un dramma, perché nell'acqua c'è di tutto. Mannaggia, nell'acqua c'è di tutto. Però io ci devo andare per forza, perché lo zaino, anche nello zaino c'è di tutto. Bisognerebbe averne due. Questo mi viene pure accanto e mi dia pure in giro. Cioè, no, lo volevi. Il problema è che ora attamarlo ci vuole un bel po' di tempo. Ecca, che fa? Mi fa 2 metri. No, possibile. È impossibile. Ma quando inventi. Il problema di questo gioco è che quando te cominci a morire, non ce la faccio. È un casino riprendersi. È l'unica. E c'è un monte di roba nello zaino, era pieno. E chi ci va laggiù adesso? L'unica col teletrasporto, così ragazzi utilizziamo anche il teletrasporto. Vabbè, lì quello non mi frega, non c'è niente. Teletrasporto se funziona, eh. Funziona o non funziona? Perché è spento. Sì, però non lo so dov'è. Museo. Ah. Poi dice museo. In che senso museo? Ma che roba è questa? Cioè praticamente questi sono, è il museo di tutti i biomi, di tutto quello che c'è, di tutte le creature. C'è anche il drago, di tutte le creature, di tutta un gigante. Questa che cos'è? Interessante, però io siccome... Ah, il Minotauro, l'avevo visto in un gameplay, il Minotauro. Siccome non voglio spoilerarmi tutto, perché preferisco spoilerarmi le cose piano piano, perché sennò... Io pensavo che fosse un teletrasporto per saltare di bioma in bioma, cioè... Bioma desertico, siccome qui c'è vari biomi. Uno andava nel bioma desertico, quell'altro andava in un altro tipo di bioma, eccetera eccetera. Ma però io devo riprendere sto zaino a questo punto. È un po' un casino perché devo prendere della carne, la prenderò da lui. Se ce la faccio. No, manco questo ammazzo. Nemmeno il più semplice. Che poi dice che ti spawnerebbe a random, cosa che non è. Spawna sempre nello stesso punto. Preciso accanto a casa.
Pensavo che il portale fosse una specie di spostamento rapido per i vari bioma. Quindi io frecce non ne ho più, ne ho una. E una gli basta lui. Non gli basta. Perfetto. In 4 minuti sparisce la roba. A me adesso c'è un po' di carne dentro, magari. Quindi in 4 minuti forse sparisce anche il mio zaino, no? Qui è roba pressoché magica che ho raccolto nella foresta magica, che poi vedremo come si utilizza, perché tante cose non le ho costruite, ma poi non le ho utilizzate perché... Ma no, era la mia. Però come la tamo io che non ho la freccia per addormentare. Niente, un dramma. Semplicemente un dramma, semplicemente ho perso tutto. Niente, non ci si può andare laggiù. E bisogna ritamare anche il... Bisogna ritamare anche Stegosauro, perché quello non torna più. E io ho messo l'opzione di non seguirmi, perché altrimenti ce l'avevo dietro ogni 3 secondi e dava fastidio. Se ne stava là in un angolino tranquillo, non andava a pensare che succedeva questo. Poi un po' di roba nelle cassette ce l'ho, le casse, però è poca roba. C'avevo anche un sacco, una trentina di frecce c'avevo pure, quindi mo raccattiamo velocemente un po' di cose. La cosa del teletrasporto per il museo è carina, però da un certo punto di vista è anche un po', come dire, cioè ti spoileri un po' il tutto subito, cose che io non vorrei fare, perché io sempre avrei detto di tutto. Cioè questo gioco qui credo sia il gioco un po' per tutti, perché c'è di tutto, ci sono i dinosauri, ci sono gli animali quelli classici, il lupo, l'orso, ci sono gli animali quelli fantasy, il drago, l'unicorno, cioè praticamente qualsiasi cosa, ci sono gli zombie, gli scheletri, vuoi dire con Ark gli scheletri cosa hanno... Poi vabbè, io Ark alla fine non l'ho giocato, perché alla fine è uno di quei giochi che mi è mancato comprare, e poi alla fine tra una cosa e l'altra ce lo volevo comprare, poi tra una cosa, tra un gioco e l'altro non mi sono mai preso il tempo per giocarlo, cioè per comprarlo e per giocarlo. Quindi alla fine, diciamo, di quei giochi che avrei sempre voluto prendere mi è sempre un po' sfuggito, però comunque ho visto anche diversi gameplay, so più o meno com'è. E non credo che su Ark ci siano gli scheletri, ci siano i draghi volanti, eccetera, c'è anche il lupo mannaro, zombie, scheletri, lupi mannari, c'è qualsiasi cosa. E più tutto quello che ancora non abbiamo visto, c'è una specie di gigante che abbiamo visto nel museo, una specie di anche drago che cammina, tipo un drago che cammina, qualcosa del genere. C'è veramente di tutto, quindi. E più c'è un'enorme dose di crafting. Poi, essendo ancora in accesso anticipato, quindi io non ho idea di cosa potrebbero aggiungere alla fine, perché... Allora, io più che altro vorrei farmi delle frecce, delle narcofrecce,
Vediamo un po' cosa mi serviva per le frecce. Le frecce, la flint e il wood. Ok, invece questo. Ah, lui usa lo stone arrow e l'arcobaleno. Ok, va bene. Quindi facciamo 40. Tanto il zaino là credo che sia già andato. Poi l'arcobaleno, quindi va 5, vabbè. Per il momento l'arcobaleno, quando ce l'ho, un po' di più. E poi il timing del stegosauro è anche lunghino. Poi c'è la fallasella pure, che c'è la sua sella specifica. Ma siccome mi serve un po' di carne. Questo con colpo è andato, prima se volevi prendere un colpo. Il cheating, anche il cheating serve. Ecco, l'uovo che trovate in terra non lo prendete perché vi attaccano, come era su Ark. Vi attaccano di brutto, anche più di una alla volta. Io nel primo gameplay mi sembra che ho preso un uovo di ste cose, mi hanno attaccato tipo in tre contemporaneamente. Ticerato, a me piace da morire, però bisogna essere livello 30, sono 25, da 5 livelli ci proviamo. Allora, però io lo stegosauro lo devo per forza prendere perché mi serve troppo. Faremo un'altra sella e ne avremo due. Poi non so, andremo a prendere. Ecco, ora ti do. Ah, sapevo, no? Ma vieni sempre tra i piedi dove sto lavorando. E poi mi ammazzi pure come se tu avessi ragione, capito? Qui morire in questo gioco qua sembra tanto bellino, facilino. Facile per niente. Questa è una roba strana muoversi. Allora, tamiamo. Ah, in 2 ore. Quindi non in 4 minuti. Quindi può darsi che quello là invece c'è sempre lo zaino famoso, anche se non me lo indica più. O non vorrei che praticamente quando si muore per la seconda volta lo zaino vecchio despawna, perché c'è praticamente quello nuovo da raccogliere. Però un'occhiata ce l'andiamo a dare. Allora prendiamo anche un po' di talpation qui. Anche se mi sta simpatico, poi via, però meno male, mi sta simpatico, mi dà molta più pelle. Allora cerchiamo 15 stegosauro di quelli carucci, carne ne abbiamo. Poi per fare la sella vediamo, che non mi ricordo cosa ci vuole. Te che livello sei? 8, 46, bello de mamma. Vieni qui, vieni. 5. Credo che basta, eh. Ok. Ma se mi casca nell'acqua come lo tamo poi? Perché quello là bello sta laggiù in cima? 46, eccolo. Ah, credo che nella testa gli fa più effetto. Un attimo. Fermati! Ora dovrebbe cadere. Ok. Si è addormentato. Meno male che ne basta una, perché la seconda in volo non lo prenderei mai io con la freccia. Allora, io gli metto la carne. Dove sono le bacche per addormentarlo? Un arcoberry.
E poi non so se gli fanno veramente qualcosa perché se io ti lascio qua, fai da solo, ti tami da solo. Proviamo, perché l'altra volta sono stato qui tipo un quarto d'ora, 20 minuti a dargli la carne manualmente. Se io invece ti lascio qua giù, ricordiamo dove sei precisamente perché... Ok, se tanto sei vicino a casa. Magari andiamo a prenderci altra carne, tante volte non bastasse. Ok, andiamo dal tapiro. Non capiro che cos'è. Mamma mia, che ci ha fatto. E prendiamo anche un po' di pelle, che tanto la pelle serve sempre. Quattro. Vediamo se si sta tramando da solo. No, assolutamente no. Quindi devo darglielo io. Manualmente. Food, questa è la fame che scende, però sta pieno. Devo aspettare che lui abbia fame. Però se non è il narcoberry. Non cala, cioè non gli fa niente, anche se gliene do 10. Continua a scendere. Vabbè, qui conviene fare un po' avanti e indietro, poi se si riprende lo tireremo un'altra freccia. Se non se ne va in volo non lo vedo. Non avrei voglia di stare lì 20 minuti fisso. Sinceramente, eh. E poi andiamo per grotte. Anche io sono curioso che le grotte ancora non mi ci sono avvicinato. Ho fatto un po' una ronda con Stegosauro una volta, però ho tirato abbastanza dritto anche perché insomma non era abbastanza pericoloso. Come andiamo qua? No, si sta attivando da solo però, sembra. Ma io ogni tanto passo e gliene do una. Sembra si sta attivando da solo. Ho visto, ci sono anche tante cose particolari, tipo l'irrigazione, anche queste cose qui molto interessanti. E poi c'è anche tutto un aspetto, diciamo, magico, che non è propriamente di Ark, che secondo me l'hanno preso un pochino da Dark Light, che è un altro gioco praticamente molto simile a Dark, infatti credo che siano fatti dagli stessi sviluppatori. Però è in chiave magica, diciamo, e hanno ripreso anche questo aspetto qua, perché comunque c'è gli alberi oscuri, ci sono varie cose, ho letto che poi possiamo fare anche delle armi magiche, quindi vedremo come si evolve questo gioco qua. Comunque di cose qua ce n'è veramente un'enormità. Dov'è andato il nostro amico? Fatta male. L'ho perso. Come l'ho perso? Eccolo là. Ragazzi, mi serve un bicchiere d'acqua. Allora. Boh, intanto passo 2, 5, no, però non ha fame. È un po' lenta questa cosa qui. Io infatti l'avevo fatto off camera, ho detto ma almeno mi risparmio tutto il... Vabbè,
risparmio un po' di tempistica, più che altro di attesa, però visto che quello è rimasto laggiù. Allora, qui abbiamo varie, forse questo era quello che avevo già fatto. Vediamo un po' se è lo stesso workbench. Eh no, l'ho mollato laggiù, mannaggia. Qui possiamo fare delle cose molto interessanti. Questo sembra un costume flame. Sembra, non so se è roba magica questa. Blind arrow. Sembra poison arrow. Quindi una freccia di veleno. Molto interessante questo. Questo è un martello. Questa è addirittura una specie di corazza fatta con il guscio di tartaruga. Una roba spettacolo. E possiamo fare anche praticamente il picco nell'ascia evoluti. Infatti c'è tanti materiali che noi non riusciamo a prendere perché abbiamo il piccone di pietra. Di metallo, ottimo. E ci serve questo copper ingot e il wood, e questo pure copper. Diciamo che per il momento quello che mi interessa no, questo non so che cos'è. Quindi molto probabilmente questa roba qui la prendiamo da qualche animale strano. C'è anche tanta roba strana. Questo copper ingot credo che si possa fare qui addirittura per colorare le pareti. Questo abbiamo i colori e possiamo dipingere le pareti o qualcos'altro, non so, però molto carino anche questo. Questa è la libreria, non so a cosa serve, credo che serve per fare fondamentalmente dei papiri, forse per scriverci qualcosa, non lo so. Questo è un pestello, noi possiamo fare ho una pozione per far dormire, penso che forse possiamo tamare le creature anche con questo invece che con le frecce. Questa polvere di osso dovrebbe essere, questa è fatta con la flint, questa col cheating e basta. Ok. E poi questo vai per fare i cappellini, o questo ancora non l'ho fatto. Per fare i lingotti ci serve qualcosa per fare i lingotti. Io questo non l'ho capito perché praticamente noi possiamo fare le stesse strutture che già abbiamo, cioè queste le posso fare nel crafting normale. Io pensavo che questo facesse i lingotti. Ma poi lo sperimenteremo. Vediamo un po' questo. Questo per fare i tappeti, però dice anche magic carpet, non so se è qua oppure nell'inventario, però magic carpet, magari possiamo usare anche un tappeto per volare invece che lo stegosauro blu. Questo è un gioco dal milione di domande, perché che ha fatto questo? Magni? Però non c'ha praticamente fame mai questo. Questo comunque si sta attamando da solo. Ok. E ogni tanto passo per dare una bistecchina così. Ma credo che non ci sia bisogno. Quindi è solo questione di aspettare. La sella. Allora, la sella che si sblocca praticamente a livello 20. E praticamente le asce e il piccone di metallo si sbloccano a livello 24, quindi nemmeno tanto tanto presto, ci vuole un bel po'. Io questo devo capire dove farli. Smelt, ci vuole uno smaltitore. Allora, qui ci vuole la pelle che c'è da avere e il legno, mi sa che c'è tutto. Non sbagliamoci di sella, perché mi sbaglio sempre. E questa qui larga, ci manca 10 di pelle invece. Quindi, mentre lui fa il suo coso, prendiamo la pelle da... Vabbè, questo nel mezzo.
Tre colpi. Vai 9 e ci dà qualcosina anche lui, 10, perfetto. Per il momento lui è l'unico che ci dà il cheating, è l'unico animale ho visto ci dà il cheating. Quindi bisogna essere costretti ad ammazzarle queste povere creature. Forse per me io non gli torturerei anche un capello, neanche un capello o un pelo in questo caso. Coniglie sì. Coniglie torcerei anche tutti i peli del mondo. Stando di palico. Allora, casella, mi ero già perso, mi perdo da solo, mi si è costata un'altra sella, e sta tramando da solo. Io per curiosità magari velocizzo il meccanismo di... no. Comunque ce n'è tantissime a giro di queste creature qua, eh. Che poi la cosa bella di questo gioco è che è anche pieno, non è che dici ce ne metto due, te li devi andare a cercare e ti sei. Cioè qui sei proprio. Sei pro. Cioè ti vengono a dare proprio le testate queste qui. Ci siamo? E gliele lascio perché. Allora lo chiamo Luffy, sto giro Luffy. Perché io quando viaggio prendo sempre la Lufthansa, quindi questo volando lo chiameremo Luffy. Vabbè, lasciamo perdere, in particolare che. Allora, quindi è fatto, ok. Allora, ride. Mi devo mettere proprio in posizione. Allora, andiamo a vedere se c'è sempre questo maledetto zaino senza fare casini, eh. Perché un altro non me lo rifaccio. Mio caro Luffy. Se c'è, festeggiamo. Morchi e croci, mi sa che è despawnato quando sono morto. La 700ª volta. Forse quello là? Vai Luffy, vai Luffy. Vola Luffy! C'è sempre! Sta sanguinando il mio, poverino! Ma te posso sparare con la freccia da qui? No, eh? C'è Luffino, c'è Lufthansa che sta sanguinando. Però se non se ne va, per questo è un bioma incasinato però ragazzi. E quel maledetto non se ne va. Io provo con le frecce. Ma qui è un altro robo che attacca questo, mi sa, eh. Velociraptor! Mamma mia, vai su, vai su, vai su, matto, vai su, vai su. Velociraptor. Cioè, Velociraptor. Come faccio a riprendere lo zaino? L'ha ammazzato. Vai su per favore, non. Allora. Dai qui un secondino. Allora, tartaruga non mi dovrebbe attaccare. Niente, pensavo di darsi qualcosina di più, Velociraptor. Allora, te mi segui, vero? Non è che va. Dove vai? Qua va. Ho detto mi segui, se n'è andato. Allora, frecce. Però io vedo meglio così si arriva, eh. Con calma. Prendi tutto. Vai, vai, via, 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 via,
Vieni qua, vieni qua, vieni qui, non mi fa andare in acqua che se arriva son fregato. Ultimo mi sembrava un drago, niente. Ok,
guardate quel pelo che mi fa passare. Non ci arriva. No. Seguimi. Ma io voglio. Seguimi, almeno seguimi. Non riesco a. No. Chi è? Salta, non riesco a saltare, so peso. No. Maledetti fironi, maledetti schifosi. Ora ho perso il carico di prima e il carico di ora. Caccia la miseria. Ora almeno mi seguiranno e non me lo devo ritamare. Ma guardate se mi devo incasinare in questa maniera. Questa cosa, questa perché infili sempre il naso a casa mia? Basta! Venite almeno! Tornate indietro almeno! Questo non è il mio! Io voglio il mio! Non posso fare un. Tornate indietro per favore! Com'è che si fischiava? No, fischiare. Tornate indietro. Poi aggiungeranno il rumorino del fischio, secondo me, eh. Fischia, fischia. Tornate indietro, per favore. No, mi dice che ne devo tomare un altro, no, ci credo. Ma sapevi che non doveva andare acqua. A piedi è impossibile. Bob livello 26, non ho fatto niente, non ho fatto andare a livello 26. Tornate indietro, maledetti! No, io ne posso fare un altro. Ma che situazione! Basta! Disastro, disastro. Ma perché mi devo complicare la vita? Sarebbe tanto semplice la vita. Io invece me la devo sempre complicare in queste maniere. Poi tornassero almeno indietro. Io ho messo che quell'altro mi dovrebbe seguire a priori perché nell'opzione principale, se te non la modifichi, ti segui in automatico. Quindi non capisco perché non torna indietro. E quell'altro io ho messo almeno l'opzione di tornare indietro, se non ho sbagliato, che cosa. Adesso mi spintona. E almeno. Ma ecco, manco l'ho preso. L'unica freccia che avevo. Poi. Non lo posso ammazzare perché me mena. Eldoro, poverino, l'unica creatura che riesca ad ammazzare. Piange pure, che era una cosa bruttissima. Va bene. Come faccio io adesso? Non voglio tomarne un altro. Tornate indietro, per favore. Almeno se funzionava il teletrasporto, non era un discorso. Come abbiamo visto il discorso di museo o una roba del genere. Maledetti conigli, bravi. Mi dà nulla il coniglio? Solo peli, ciuffi. Niente. Ma è possibile che non tornano indietro? Guarda che sta facendo tanta luce sta candeletta, eh? Allora, dobbiamo cercare di tornare là. Bisogna tomarne un altro, ragazzi, purtroppo. Ci dobbiamo fare frecce, un'altra volta, veloce anche. Una sella di nuovo, mamma.
sempre questo che mi attacca, perché non si fa mai l'affare sua. Vai via, vai via, non lascia ripetere che non è giornata. Con questa lancia qui non si riesce a fare niente. Mi date un mitra, per favore. E poi sta prendendo, ma non schiatta questo, eh. Seppure... Oh! Certo, da aver l'arco a non averlo cambia leggermente. Allora, cos'era per le frecce? Le frecce voleva... Ne farò un milione, se andiamo avanti così. La flint. Qui fortunatamente appunto ce ne ha visto d'occhio. Io lo sapevo, ho detto non voglio entrare in acqua perché come entro in acqua crepo. Detto fatto, ma qua ce ne fosse stato uno o due. Piranha maledetta. E poi in tanti altri giochi simili a questo, facciamo un esempio, Islands, che era un gioco che piove, che era un gioco che era uscito un po' di tempo fa, un mesetto fa, un paio di mesi fa, che praticamente era fatto un po' squadrato un po' la Minecraft, e c'era open world con il crafting molto simile a questo, però accesso anticipato pure quello, però anche quello lì è abbastanza vuoto come gioco, cioè di crafting potevi fare tante cose in realtà, diciamo nella sezione crafting c'erano parecchie cose, però succedeva che te capitavi in un'isoletta dove non c'era granché, non c'era granché, e sì, prendevi poi sottoterra, le risorse non c'erano, quindi erano tutte più o meno in superficie, quindi non aveva senso nemmeno fare una diciamo galleria, una miniera per andare a scavare. Nelle grotte non c'era granché, non c'erano risorse nemmeno nelle grotte, quindi oltre al fatto di diciamo andare a vedere la grotta come era fatta, ammazzare quelle due o tre creature che c'erano dentro, perché non erano di più, poi delle volte trovarmi uno scrigno segreto con qualcosa, però dentro non ci trovavi mai delle cose assurde, trovavi sempre delle cose non banalissime, però nemmeno eccezionali, diciamo che ti lasciava un po' con il vuoto. Questo gioco qui c'è talmente tanta roba e ancora in accesso anticipato che diciamo ti lascia un po' senza parole. Poi solamente la quantità di creature che ci hanno infilato. E poi tutte non le, cioè non ne avremmo viste forse la metà. Più 80, alcune cose le ho viste in altri gameplay, tipo il drago che ancora non l'ho visto, l'unicorno. Io personalmente ancora non l'ho visto, l'ho visto in altri gameplay. L'ho visto il Velociraptor che in altri gameplay non ho visto. La tartaruga gigante l'avevo già vista. Lo squalo, il megalodonte che non è aggressivo oltretutto. Se è quello che dico io, magari non è lui, è un altro. Che ho visto due tipi di... forse un delfino, non lo so. Quello che ho visto io, che non mi attacca. Piragna, coccodrilli, cioè anche nell'acqua, che assolutamente in questi giochi nell'acqua non viene considerato così, come diciamo sulla terraferma ci mettono un sacco di cose e poi nell'acqua vai a vedere, magari non c'è niente, magari ci mettono uno squaletto ogni tanto, è finita lì. Invece qui ci sono sia le risorse nell'acqua sia delle creature pericolose nell'acqua, c'è da fare attenzione tanto quanto nella terraferma che nell'acqua. Per esempio tutta la clay la sto prendendo da praticamente da sotto l'acqua, da dentro l'acqua. Sto scavando nel terreno sotto l'acqua, praticamente. C'erano
Eccolo là! Ma ho le trabecole? Ma io vi ho visto. Ho visto uno dei miei. No, ragazzi, le trabecole. Ho visto Luffy lontano. No, non ci credo, non era Luffy, non ci credo, avevo scritto, avevo letto Luffy, avevo visto la scritta, avevo scritto Luffy. Non era, mamma mia. È la mancanza. Lo vedo ovunque, mio Luffy. Allora, andiamo a chiamarlo di nuovo. Che palle, però va bene. Ci tocca, però ne volevo uno un pochino alto di livello, cioè non tantissimo perché tanto ne ho già due, però un livello 30, quello che abbiamo preso mi sembra era tipo 40 45, però non bassissimo così, a parte che ho visto hanno anche livelli anche i dinosauri, bello 69. Ma non era quella da sonnifero. O era? Era da sonnifero? Io non riesco a vedere il colore. Sì, era da sonnifero allora. Perché c'ho la luce del caschetto, non riesco a vedere il colore verde della freccia. Quindi devo addormentare tutti? O lo trovo? Cioè, ce n'è un milione, non riesco a trovarmi io. Dov'è quello che ho colpito? Sembra Lula! E qui si rischia di crepare ogni passo che si fa. Che bello, il mio. Colpito, niente, ne andiamo a prendere un altro. Dai, 31, va bene, dai, dai. Anche ti voglio bene. Seguiamolo perché non lo voglio vedere. Dove? Fermati però. Allora. Stessa cosa, leviamoci l'arco perché sennò non riusciamo. Ok, Narcoberrio, ti do quello che ho. Vado a prendere anche un altro po' di carne. Io una te la do a mano, il resto fai da te. Allora, un po' di cibo, cambiamo le frecce al volo. Ma guarda questa gente, senza rispetto. Credo che ogni tanto, non sempre, mi ridà anche le frecce che uso, eh. Sto giro no, ogni tanto me le dà. Ok, carne. Io vado sul sicuro con loro. Vai, a posto. Un bel grassocci. La do a te. Marco Berri, magna. Non so se serve che io gliele dia a mano, eh. Io credo di no. Anche Narcoberry mi sembra che non gli facciano neanche effetto, però nel dubbio abbondiamo. Poi mi serve la pelle, 20 euro di pelle. Oddio, mi sembrava di un colore diverso. Che luce è che gli arriva? Che ci sono le lucciole forse? Quindi è nel culone. Vedete?
dovuti tirare tre a sto giro perché una gli è andata lì dietro. Si vede che essendo bello grassoccio lì dietro non gli fa niente. Vedi, due in testa e tre se non sono tirate tutte in testa, quindi anche la zona dove si colpisce conta a questo punto. Quindi contro creature pericolose sempre meglio mirare la testa, se no fare la fine che faccio io, poi magari non vi capiterà mai di complicarvi la vita come è successo a me. È un po' difficile, però questo è un gioco un po' maledetto, eh? E a me piacciono i giochi comunque difficili, eh? Nei giochi che gli è dato quello marcio, poverino. Ok, allora vediamo se possiamo fare la pelle, cioè la pelle. Vediamo se la pelle abbastanza. Vuole un cheating? No, non era un cheating, no. Era questa. E questa workbench, ma mi sa che è quella là che ho già. Quindi non mi conviene di farla. Poi c'è questa freccia magica, Magic Berry. Questa cosa qui che non so che cos'è, sembra un tronco d'albero. Wind Magic Stone. Curiosa sta roba qua. Molto molto così, devo capire come fare i lingottini. Allora, qui poi è diviso in sezioni, perché qui sono i primi 20 livelli questi. E poi qui si passa a metallurgia, industria, magia e architettura, questa di bambù, diciamo forse un pochino più decorativa. Questa diciamo è quella primaria. Vediamo un po'. Però vedi, se io capissi come mettere giù la zattera, ci potrei andare anche di zattera. E non sarebbe male andarci di zattera. Però io se non ho capito male la zattera mi dice non ce l'hanno laggiù la zattera, maledizione. Se non ho capito male la zattera mi dice che serve una struttura per mettere in acqua la zattera. Mi sembra un po' strano perché io la strutture per mettere in mare la zattera non ne vedo. E siccome la zattera non è sbloccabile a un livello così alto, perché si sblocca a livello, vediamo un po' il livello zattera. Si sblocca a livello 16 più o meno, 15-16. Quindi se ci vuole una struttura per la zattera dovrebbe essere in questa zona qua, cioè per esempio qui subito secondo, invece non c'è, quindi molto probabilmente o non ho capito io che le torce che si possono appendere, c'ho il lanternino, ma questa c'ho anche 113 punti, mica l'avevo vista, sa questa. Questi sono praticamente tutti i tubi per l'acqua. Vediamo un po' qui che cosa c'è. Una spada, figo. La voglio. Questa è tutta roba di vetro, no. Muro di vetro. Vabbè. Ma che roba meravigliosa è. Questo è per metterci, credo, gli attrezzi, le spade, quelle robe lì. Ma che roba di... ma che... ma io voglio fare tutto di vetro, stavo facendo tutto in mattoni rossi, ma adesso c'è il vetro, voglio fare tutto di vetro io, che roba spettacolare
qui da livello 30, qui ok, la freccia magica l'abbiamo già sbloccata, qui non è che mi... cos'è questo? Wall. Credo sia per le candele, per metterci le candele, potrebbe essere anche utile anche quello. Però dai, il difeso è spettacolare. Ma sì. Guarda, non voglio usare tutti i punti. Metto. Le fondamenta di vetro non ci sono, ma famo tutto di vetro, ma sì, vabbè. Ragazzi, non la volevo, non volevo usare tutti i punti, però troppo una figata. Dov'è la spada? Me la voglio far subito la spada, dove me l'hai messa la spada? E me non me l'ha messa qua al vetro. Vabbè, vediamo se è tomato il coso, perché poi mi scordo anche, mi faccio prendere dal resto. Dov'è il vetro che ho sbloccato? Non mi dì che... Il vetro poi come lo prendo? Da dove lo tiro fuori il vetro? Che io ho roba di vetro. Flint, clay e wood. Oh, va bene, si può fare benissimo. Però il vetro... La zattera ce l'ho là, ma andiamo a prendere. Questo credo è quello, sì, è quello vecchio. Dov'è il vetro che non lo vedo? Che solitamente la roba nuova la mette sempre in basso, perché va in ordine di, naturalmente, di scoperta. Non c'è il vetro qua. Perché non ho il vetro qua? Se io quello l'ho scoperto. Vuole sempre lingotti, mannaggia. E il vetro dove lo tiro fuori? Bisogna capire come fa sti benedetti lingotti. Quanto ci manca? Quasi fatto, eh? Chiameremo Luffy 2. La volta buona. Praticamente la narcoberry non serve, perché basta storti. Forse la narcoberry serve se non usiamo le frecce. Però senza frecce come facciamo? Dai, su che è fatta, dai. Luffy 2. Luffy 2, mi raccomando. Non facciamo cavolate anche a sto giro, perché io un altro non lo faccio. Allora, intanto per disable following, lui praticamente, se noi non modifichiamo, ci dovrebbe seguire. Il problema è che gli altri poi alla fine non ci hanno seguito. Il problema è che gli altri non ci hanno seguito. Se ho freddo, non mi frega niente, freddo, andiamo. E comunque mi piace molto il discorso che anche le creature che Tommy hanno, delle creature che prendi hanno il... Cos'è? Che succede? C'è una bufera in corso? Mancava la bufera adesso, mancava. Eh no, devo aspettare. Ma ora mancava la bufera, ma non è possibile. C'è da tornare indietro perché con la bufera c'ho freddo. Ma ora mancava la bufera di neve. Comunque ragazzi, c'è la bufera. Che fa? Perché caschi? Ma perché? Ma
che diavolo! Ma cosa diavolo è successo? No, ma non è possibile! Ma non è. Ma cos'è che mi ha colpito? Mangia qualcosa, un arcoberry no, magari. Cioè, usa queste, non so se. Gli effetti, però. Oh, sto crepando. Sto crepando di nuovo. Aiuto! Fammi andare via di qui! Fermati un secondo! Fermati qui, fermati, fammi andare via. Fammi andare via, maledetto. No, capisco perché ogni tanto gli piglia e casca. Vamo, vamo via, vamo via, vamo via, vamo via. Non crepare, non crepare, non crepare. Aiuto, 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 aiuto. Ma perché sempre queste condizioni? Allora, la bufera di neve mancava. Io non so gli effetti. Magna, magna. Dove che poi? Se avessi la bistecchina mangerei pure quella. So pure lento, che sono mezzo moribondo. Io un. Boh. Quello che è successo oggi. Nemmeno in 20 anni di qualsiasi gioco mi è mai capitato. Fai tutti. Magna. Purtroppo non hanno messo l'azione del mangiare, sarebbe carina invece, ma non è una cosa importante, però una cosa in più. Siamo ripresi o stai ancora calando? Ha pure sete, tutto c'ha, tutto gli è preso, ora il mal di tutto gli è preso. Anche per cucinare c'è un sacco di roba. Anche cosa di accendere e spengere il fuoco, bellissimo. C'è un sacco di roba per il momento. C'è questo qui che dovrebbe fare, diciamo, credo roba di pesce. Anche se io il pesce comunque l'ho, i piranha li ho seccati, però mi ha dato carne uguale, quindi forse vanno pescati con una canna. E qui credo più roba di, diciamo, di pane, questo fungo qua, roba diciamo più da tipo zuppa, ecco. Quindi ogni cosa fa un cibo differente, che non è male, sempre tutto quello che è in più non guasta mai. No, io mangio tutto, qualcosa farà, eh. Purtroppo. Allora, proviamo ad andare. Che qualcuno si è ferito. Ma io non capisco perché ogni tanto. Poi non ho visto neanche chi mi ha attaccato. Una roba ha sparato qualcosa. Andiamo? Forse perché usando troppo questo. Ma lo voglio controllare. Lui a un certo punto non ce la fa più, e quando non ce la fa più non è che ritorna a volare normalmente, crolla. Questa è. Ah, quindi no, perché adesso io mangio un po'. Ma ancora con sta bufera, quanto dura sta bufera? Dacci tua. Neve, io ho capito che è neve, però. Guarda, comunque spettacolare sto gioco. E poi neve solo qui a casa mia, che è a 1 metro, no. Non ce la fa, spezza l'osso pure, che è successo? Si è spezzato un osso, chi è che si è spezzato un osso? Io?
Questa che sta sanguinando? Sta sanguinando questo. Che roba! Che roba! Ah, stavolta ho perso anche tutto. No, vabbè. No, è impossibile. È possibile sto gioco? Che poi non ho, perché sono morto? Fischia, fischia, voglia di fischia. Ha voglia di fischia. Cioè ce ne ho tre sparsi a giro e non ce n'è uno che ritorna. Uno. Uno. No, 20.000. Come faccio? Poi non ho capito perché in realtà non mi avrebbe nemmeno colpito, in realtà. Cioè era lì vicino, lui era fermo, ci sono tutto, è morto. Io non so manco come morte continua tutta la di qui è diventata. Arrivano pesce, rompe le balle. Non vi pigliasse un coccolone. Chi è? Chi è sto robo? Poi e qui si ricrepa. In acqua non ci puoi, non ti puoi tuffare perché ti legnano. Qui non ci puoi andare perché ti legnano. Ma guarda questo qui, è un drago, ma che cos'è? Ma poi spuntano creature nuove in tutti, ma anche questo non l'ho mai visto. Basta questi palloncini, ma cosa vuoi andare con palloncini? Non vedi situazione. Andiamo, tuffare in acqua che è il tuo elemento. Tornasse qualcuno di questi maledetti, io non posso tutte le volte che muoio fanno un altro. Ne abbiamo già fatti tre, basta. Maledetti voi. Non è questo. K nemmeno. Oh, la G. Pistia. Venite, ritornate, maledetti sudici. Sono qui. Ma in acqua. Non è che magari no. In acqua non ci posso andare. Ma poi scusate, la barra veloce che fine ha fatto? Aspettate, che qui si sta incasinando tutto. La barra veloce. Perché non ho più la barra veloce? No, c'è qualcosa che non mi torna. Il personaggio è lui, perché c'è anche la maniera di... Possiamo anche cambiare il personaggio, non vorrei che... No, però il personaggio è lui, magari avessi cliccato qualcosa, avessi cambiato personaggio. Io se non tornano indietro cosa devo fare? No, non voglio farne un altro. Vabbè, sai che c'è. Il re saluto. E chi si è visto, non voglio più sapere di niente. Ah, ora è tornata... la barra veloce. Gli è venuto in mente che però non funziona. Perché non funziona? Ma io non ho più neanche la roba basica adesso. Devo fare con pugni, cioè sono livello 20,
6 e devo raccattare da poco pugni. Ma non ci credo. Ma non me la puoi buttare giù così pesante però. Cioè, devo ritornare al piccone di legno. Sì, fanne 20. Ma l'ho messo. Mettilo qua. Oh, ci capiamo, perché sennò qui diventa veramente drammatica la scena. Questo gioco è veramente maledetto. Io non pensavo, cioè, avevo visto gente che giocando moriva 700 volte. Però poi vabbè, mettiamoci anche tutte le sfighe mie, cioè, il gioco non è semplice, punto. Più combinato con tutte le sfighe mie, che come avete potuto vedere, cioè voglio dire, velà, quello ti prende da dietro saltando non so come mentre te voli, e questo poi sviene, caschi in acqua, ci sono 20.000 piranghi e crepe, ci sono 20.000 piranghi e crepe, ok, ci torni una seconda volta. Vai in acqua per prenderti la tua creaturina dolce dolce che è lì che ti aspetta e ricrepi. Va, ritorni un'altra volta con un altro pterodattilo per cercare di risolvere la situazione. C'è la bufera di neve che ti impedisce di tornare. Poi nonostante tutto nel tuo cammino, perché lì c'è un certo punto io ho preso, invece che prendere il mare, via mare, volavo via terra, ho detto almeno se c'è qualcosa che cado non in acqua, cado sulla terra. Abbiamo trovato una specie di mostro con delle mammelle obbrobriose, che non so cos'è, la Bigfoot femmina, forse era, che ci ha, sembrava però un Bigfoot, deve essere, il Bigfoot femmina, non mi riesce nemmeno a dirlo. E non so come, non so quando ci ha defunti proprio, forse ha defunto anche la nostra creaturina con un colpo, il fatto che non sia tornata indietro potrebbe essere anche sintomo di o pigrizia sua, che ci vorrebbe anche sta, oppure che no. Io però adesso io sinceramente devo rifarmi tutto l'equipaggiamento, perché che poi non ho capito, le altre volte sono morto ma ho lasciato la roba nella bara veloce, che un minimo ti aiuta, a sto giro no, e il perché non lo so. Ci manca la roccia l'andiamo a prendere giù, ragazzi. Guardi, mi passano davanti e mi prendono anche in giro qui. Non ve l'avevo fatto nemmeno vedere, cioè praticamente la mia scavazione. Ma no, non ho nemmeno più il. Qui c'è la mia scavazione, che ho fatto tutta una miniera, che però ho scavato troppo, siamo andati a finire praticamente là, qua quella clay la prendo tutta a guaio. Soltanto andavo a prendere. Poi comunque ci sono anche altre robe, ci sono anche queste, le alghe, ci sono i coralli che sicuramente, e queste trovi solo su Mega Piranha. C'era anche un'altra bestiola sopra, però è utile, è anche carino. E poi qui scendiamo, occhio perché qua se cadiamo si crepa un'altra volta, eh. Perché bello fondo. A quest'altezza qui, se si casca da quest'altezza si crepa. Quindi io pensavo che il danno da caduta non c'era. Ora spacchiamo qualche roccia così ci facciamo di nuovo il piccone. E poi vedremo. Molto probabilmente off camera mi fa. Comunque crolla la roba dentro le miniere, eh. Io pensavo che fosse tutto un po' sospeso come in Minecraft, perché non ci fosse la forza di gravità, e invece c'è. Vabbè,
Allora, se abbiamo finito col piccone di cacca, noi ci facciamo quello. Almeno questo. Abbi pietà di noi. L'ha fatto. Ecco, mettimelo qua. Questo va qui. Ne ho fatti pure due perché avevo paura che non mi bastassero. Ma questo è flint, è comune flint. E poi la flint in realtà crolla perché è molto probabilmente più friabile, mentre la roccia no. Poi non lo so, magari. Ma io sto scavando ancora con quell'altro lì. No. E perché. Ecco. L'avevo levato alla barra veloce, però se non lo seleziono lui continua imperterrito. Qui io non lo so se troveremo l'acqua pure di qua, però vabbè, tanto i percorsi qua se ne possono fare quanti ne vogliamo. Risparmiamo perché ci va la legna lì dentro, non è a gratis. Qui abbiamo l'oro, ma non lo possiamo rompere, e chissà quante belle cose possiamo fare con l'oro. Qui vabbè, abbiamo un'altra galleria che va un pochino in profondità e che abbiamo dell'altro oro. E piacerà, mi piace molto scavare nelle gallerie. Quando tanti anni fa giocavo a Minecraft, che ci giocai quando praticamente uscì, quindi parliamo forse una decina d'anni fa, ho fatto dei tunnel con praticamente la rotovia, con tutti i binari, avevo fatto una roba pazzesca che mi ci perdevo. Allora ragazzi, per andarci a prendere la roba dovrei anche rifare l'arco. Per andarci a prendere roba o tomiamo un altro ancora. Ne tomiamo un altro. E sperando la bufera sia passata. Io però non pensavo di finire così male. Un altro arco va fatto. Le frecce ne facciamo 10. 20, possiamo fare 58, facciamo le 20 e di qui ne facciamo 10. Io la roba la vorrei andare a... me l'ha fatta già 10? No, una però la fanno 9. Ah, è un arco verdi, ho capito, vabbè, tanto ascolta. Un arco, la pelle, una pelle. Ne muoio, che ammazzo io qua per la pelle, il dodo. Il dodo, poverino, è sempre quello sacrificabile. Il coniglio non dà niente, abbiamo visto. Vieni dodo, mi dispiace. Mi stai anche simpatico di tutto. E non ce l'ho con la pelle. Perfetto. Quanti dobbiamo ammazzare? Tanti? Spero di no. Ci ha dato la pelle, basta, ok, basta. Uccidiamo il meno possibile, per favore. Quelli buoni, quelli cattivi facciamo una strage quando arriverà il nostro momento, perché arriverà il nostro momento, prima o poi. Lasciamo di subire. Arriverà il giorno del riscatto. Livello. Quando saremo livello 1,5 milioni, forse ammazzeremo quelli di livello 10, i cattivi di livello 10. Bello, 69, vieni qui. Buono. Non andare nell'acqua, non mi andare nell'acqua, non mi andare nell'acqua. No, questo proprio se ne sta strafregato. Questo è proprio, sai che c'è? La freccetta tua, ci stuzzico di denti. Niente.
Una volta un volo tiro via giù. Io la mira non ce l'ho. Livello 3 no, vabbè, proprio 3, 10. Anche perché se devo prendere un livello basso e poi qualcuno fiata e mi crepa. Livello 8. Che fa? Che stai a fa? Livello 5, livello 7. Livello 69 con un colpo non va giù. Buono a sapersi, quindi anche dai livelli, cioè più alto è il livello più ci vuole equipaggiamento, ci vorrà un equipaggiamento molto probabilmente un pochino più, diciamo, migliore forse. Se ti raggiungo un 69 con un colpo, magari ci sarà qualcosa. A 38 si va giù, eh. Carne ne abbiamo un pochino. Che palle. Come non abbiamo carne? Scusa, abbiamo ammazzato i dodo? Ah, non mi so. No, per il momento è così. La prima te la do da te e le altre fai da solo. Cioè, la prima te la do io e le altre fai da solo. Ragazzi, cioè praticamente tutta questa giocata si è fatta solamente nel tamare il così nel tamare i volatili, i nostri amici volatili. Volevo fare tutt'altro, però il destino sceglie per noi molte volte. E noi possiamo solamente accoglierlo a braccia aperte e da nel sedierone. Ci credo che poi si sono estinti. Ne ammazziamo così senza ritegno, pensando che sono infiniti. Ma al tempo dei dinosauri l'uomo, no, l'uomo c'era. C'era l'uomo. Dai, eh. Ah, questo oggi è il terzo, eh. È il terzo. Ma perché mi vieni sempre tra i piedi? State buoni. Questa capote, sono impiantato. Oggi è il terzo. Aspettiamo. Gli altri sono tutti incafognati laggiù. Che poi ci dovrebbero seguire. In realtà col cavolo che ci seguono. Una volta che si crepa. Allora, ci serve tanto la pelle per fare la sella. Più che non mi garba ammazzare le creature, più che mi tocca. Muovi, lasciatevi stare per amor di Dio, perché mi incavo a mezzo mondo. Ho fatto anche l'orecchino, l'avevo tirato all'orecchio. Mi ha mandato un po' di pelle. Vediamo se posso fare la sella per la terza volta. Sì. Tubo, anche questo qui. Ne posso fare un paio? No, uno. Però sono curioso di attaccarlo, anche se in realtà non mi serve granché, perché se riusciamo a recuperare la roba, cioè abbiamo il caschetto da minatore. E il signorino qua, che poi me lo perdo di vista. Dov'è? Che mi perda con una bellezza. Infatti mi sono perso. Dov'è?
andato. A parte vabbè che dovrebbe tamarsi da solo comunque. Però poi. Che diavolo. Io non capisco, c'è un periodo della giornata dove volano in continuazione, un periodo della giornata dove li vedo tutti a terra, eccolo qua. Non so se è una coincidenza. Che sei? Quanto sei? A metà? Buono, buono, vai. Carne. Se la butto tutta. Allora, io voglio andare a attaccare questa cosa qui che è carina, sì. Mi lasci passare. Grazie. Comunque questo bioma è molto carino perché c'è un sacco di grotte enormi. Il problema è che non ti ci puoi avvicinare. Non ti puoi neanche volando, non è che sei così al sicuro, come abbiamo ben visto. Uno crede, volo, non mi prende nessuno. No. Tutt'altro. Sei. Allora, si potrebbe mettere qui, a parte che io poi voglio modificare tutto dentro perché lo vorrei fare in tante cosette in vetro. Dopo che abbiamo scoperto il vetro, facciamo di qua che questa è la parte, diciamo, più... Intanto poi lo possiamo anche spostare. A me tutto in questo gioco qui vuole il legno, tutto. Ma carino, carino, carino. Molto carino. Lascia acceso, tanto ci ho messo 5 di legno. Tutte le torce vuoi, tranne quella che si tiene a mano, vogliono il legno, ragazzi. Ed è, cioè, da un certo punto di vista è anche carino perché giustamente la torcia la tiene accesa con il legno. Credo che questo sia l'unico gioco, forse, perché in tutti i giochi che ho fatto di crafting di questo genere, e ne ho un bel po', le torce solamente uno le mette e poi vanno da sé, cioè le lascia accese giorno e notte e tanti saluti. Questo credo sia l'unico che si è costretto a metterci la legna e comunque ne consuma, anche se il problema di alberi non ce ne sono perché vedo che spawnano abbastanza velocemente. Quindi non ho mai avuto problema di rimanere senza alberi. Però la fatica di tutte le volte doversi andare a prendere la legna un po' c'è. Allora, vediamo un po' quanto sei. Un pochino più di metà. Tre quarti. Io. Tanto anche il cheating mi serve. Poi che quando si feriscono, mamma mia com'è brutto. Ho proprio pena. Come va? Io ogni tanto provo a dargli una bistecchina anche se non credo sia una cosa. Non credo velocizzi il processo, però. Quanto è bello il triceratopo. Quanto è bello. Mancano tre livelli. Boh, ma questa è una soddisfazione. Poi questo mena, questo non vola, perché vabbè non vola, ma meno. Questo tira dritto. Poi non so quanta abilità abbia nello scalare. Testeremo la prossima volta. Prossima volta, tanto sono livello 27. Dedichiamo tutta live al triceratopo. Sicuro. E mi sa che ci prendiamo anche qualche soddisfazione in termini di quei maledetti laggiù che mi hanno ammazzato un sacco di volte. Sicuramente vado a fare un raid laggiù, anche se non so bene se devo fare un po' tutto il giro, però secondo me ne vale la pena. Prendo un po' di
roba random. Comunque abbiamo visto che lo zaino non despawn, anche se si muore più volte non despawn, e comunque ci sta un po' di ore. Poi non so se io credo siano un po' di ore reali, non un po' di ore di gioco, perché altrimenti 2 ore di gioco passano molto velocemente, credo siano proprio 2 ore reali, e non sono poche comunque, può essere 2 ore reali. Ora non so il punteggio com'è in realtà. Ci siamo? Quasi. Ci mette comunque i suoi 15 minuti, almeno. Allora, mi serve un po' di shielding, scusa. No, meno male è andato giù con un colpo, così almeno non l'ho visto. Non ho visto ferite, non ho visto niente. Allora, ci siamo, dai, su. Luffy 3. Vediamo un po' se Luffy 3 gliela fa. Spero sia Luffy 3, spero sia l'ultima, perché sennò muoio dentro. Dai, no. Magna. Io non so perché il coniglio mi sta antipatico. Eppure ce l'ho il coniglio lì a casa. Che girotto nell'orticello del giardino. Però questo del gioco mi sta antipatico. A pelle, così. Chi è? Poi un'altra che mi piace parecchio è il Velociraptor. Il Velociraptor mi piace parecchio. A me di dinosauri mi piacciono molto. Il Triceratopo è spettacolare. Anche da bambino mi ricordo c'erano le tartarughe ninja. E c'avevo, il mio preferito era quello al Triceratopo. Perché c'erano alcuni, credo un paio che si ispiravano a tanti anni fa. E mi è rimasto il mio preferito anche d'oggi. E il secondo preferito è il Velociraptor, che è maledetto. Siamo? Eccolo. Dai, l'ultimo pezzettino di carne. Luffy 3, eh? Ma sarei maschio, omino o maschio? O maschio, femmina? Tutte femmine. Luffy 3. No. Perché la sestiera mi va sempre contando? Luffy 3. Oh, pinzello. C'è anche il costume, no, vabbè. L'armatura sarà. Allora, vediamo di non fa cavolate, eh. Va, andiamo con calma. Guarda, quell'altro è sempre lì, oh. Ci vieni via, maledetto te, vieni via. Io quella roba lì potrei anche non prenderla. Vieni, Luffy 2. Vieni via, Luffy 2. Mi segue? Vediamo un po' se mi segue. Luffy, ma perché se io muoio lì devi rimanere lì? Sei inutile lì, no? Non mi segue. Allora, vado all'altro punto. Ora, quello zaino lì non mi interessa, sinceramente. Non voglio rischiare di morire una seconda volta. La barriera. A me questo discorso della barriera. Allora, bisogna stare attenti, perché lui non si riposa. Io pensavo che andando veloci e poi lui chiaramente consumasse l'energia, però poi andando a passo normale la recupera. Io invece sto vedendo che lui non recupera un bel niente.
E forse è per questo che delle volte, cioè mi è capitato due volte, a un certo punto lui non volasse più, crollasse. E io me la pigliavo un saccoccia. Perché poi mi... C'è tutto uno slime, c'è tutto qui. Un gioco così, che c'ha tutta sta roba qui, io non l'ho mai visto. Eppure ragazzi sono più di 20 anni che gioco io, eh. Ma vieni via quest'altro, vieni via di lì, ma perché state lì? Guarda qua, sono tutti qua, nessuno si muove. Questi stanno a menà. Guarda casino. Io devo prendere la mia roba in acqua, volete tutto. Dai. E dai. Allora, non voglio far cavolate, voglio andare via. E son pesante, maledizione. Devo tirar via qualcosa. E che cacchiarola. Mo ci ricrepo, eh. Guarda qui, c'è 3 quintali di legno. Via, via. Salta, maledizione. Oh, ora non sei pieno, te ne puoi pure andare. Dov'è quell'altro? Se n'è volato via? Ma perché stai laggiù? Non capisco. Questo è ferito, perché sei ferito? Chi t'ha ferito? Andiamocene, andiamocene. Scendi. Non ti prendo se stai lassù. Andiamo. Mi fai andare via? Sto cliccando all'infinito. Andiamo via. Non voglio creparci. Oh. Andiamo. Via, via, via. Ora la bufera di vento ci intrappola. Porca. Andiamo via. Gli altri? Ma io non capisco perché non mi seguono. Ho capito. Andiamo via. Un po' di roba l'abbiamo recuperata. Tre, ne ho dovuti fare tre. Ci sono andato 3 volte, sono morto 3 volte. Che casino di qua, vabbè, casini li faccio io proprio, anche, cioè me ne vado proprio a cercare. Che sta roba. Oddio, ma che roba è? No, vabbè, ma qui c'è della roba assurda, ma che da una pianta, che cavolo era? Ragni. Ma che cavolo era? C'è della roba che non... neanche che cos'è, ma questa che è un tempio, che cos'è sta roba qua? Non so manco più dove sta andando, non vedo un piffero secco. Lui sta finendo, no, non sono qua io, che casino. Allora, fermati, 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 mortacci tua, fermati. Riposati qui un secondo, ce la fai? Dai. Riposati qua un secondo. Perché lui, quando perde l'energia, praticamente, scende in picchiata e io già un paio di volte sono cascato nell'acqua e mi ha fregato. Poi prima abbiamo beccato la bufera di neve, poi adesso c'è la bufera di vento.
ricordo, ma non vedo. L'abbiamo superato, mi sa. Andiamo. Andiamo. Comunque anche il discorso di montarci sopra non è proprio così semplice, perché credo che se non stai proprio in linea allora, intanto facciamo una cosa, dov'è la mia vecchia roba? Il caschettino, almeno il caschettino fammelo mettere, dove andare a finire? Le frecce me ne metto qua io, così se crepo posso? Non posso, perfetto. Le munizioni non me le fa mettere. Questa roba qui, siccome non è che me ne frega più di tanto, le potrei mettere anche qua. Qui ci mettiamo le munizioni, però non me le fa mettere, che preferivo non farmele di nuovo. Vabbè, il caschettino, mi sei rimasto laggiù. Merda. Il caschettino è rimasto laggiù perché io praticamente sono morto 3 volte. 2 volte mi è rimasta. Ma che casino. Mamma mia. Sono morto 3 volte. 2 volte sono rimasto con la roba addosso, la terza volta no. Quindi mi sa che il caschettino è dallo Yeti. Perché non mi fai salire? Aio. Che succede? Perché? Aiuto. Non ci voglio morire. Che sta succedendo? Perché sto crepando? Andiamo perché è troppo caldo? È più che essere nudo che devo fare. Andiamo via ragazzo, perché qua brutta male. L'energia l'ha recuperata. Qui almeno se crepiamo è un postaccio, ma sempre meglio che dentro l'acqua. Io mi sono perso oltretutto. Dove siamo? Siamo nella parte sbagliata, mi sa. Ok. Quindi noi siamo, bisogna attraversare, ma siccome non mi fido perché mi ha lasciato già più di 2 volte, mi faccio tutta sta traiettoria qua liscia liscia, perché lui quando basta spararmi. Quando finisce la benzina ci lascio a piedi senza tanti complimenti. Poi tutti questi robottini qua che vediamo in giro sono tutte queste. Mamma mia, sei un grifone quello lì, il grifone. Spettacolo! No, 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 ma perché mi attacchi? Ma cosa ti frega di attaccarmi? Perché?
Io mi sento male. Io mi sento male. Qualcuno è tornato, no, te pare. Va bene ragazzi, io comunque direi al momento di concludere qui questa tragedia, questa è tragedia, non è un gioco, questa è una tragedia. Poi vabbè, io forse me ne vado anche a cercare, ma è una tragedia. Va bene ragazzi, dai, la prossima volta ora off camera andrò a recuperare la roba sperando che non ci siano altri inconvenienti. E andrò a recuperare anche tutti i stegosauri là persi a destra e manca. E va bene ragazzi, dai, purtroppo oggi è andata così. La prossima volta però io voglio il Triceratopo a tutti i costi, dato che ci mancano 3 livelli solamente. E poi guarderemo come fare lingotti. Per fare la spada, per fare tutte le altre cose. Oggi non abbiamo, volevo vedere un monte di cose e non abbiamo visto niente alla fine. E vabbè, è andata così. Va bene, ragazzi, vi ringrazio, vi ricordo di iscrivervi su Twitch se non siete iscritti e anche su YouTube, dato che poi posterò anche su YouTube. E ci vediamo domani, che giorno è? Vabbè, comunque ci vediamo domani. Non so manco che giorno è domani. E mercoledì? Giovedì? Lo so, comunque ci vediamo domani dalle 6 in poi. Va bene ragazzi, io vi ringrazio come sempre per la compagnia. Alla prossima, speriamo che la prossima sia un pochino meglio, perché è una tragedia. Ciao!